Buonasera a tutti, eh, ringrazio Fabrizio Stasia che è un bravissimo attore. Volevo dirvi che Pop Economics è, una, è, è un progetto veramente elevato, veramente importante. Vorrei leggervi quello che mi ero preparata. Pop Economics è un progetto di teatro e giornalismo che mira a fornire al pubblico gli strumenti per leggere la complessità della società contemporanea, attraverso la commistione tra i linguaggi della performance, del podcast, la graphic novel e l'interazione con diversi pubblici e comunità. Trasformare in arte e rendere concreti e accessibili ai cittadini i grandi temi che impattano sul nostro tempo, come la crisi globale, economica e ambientale e la visione di un futuro possibile tra etica e intelligenza artificiale è l'oggetto della ricerca teatrale e giornalistica che i componenti dell'associazione proseguono dal 2013. Vi assicuro che è un'associazione davvero molto molto in gamba, è un'associazione eh, che mi ha colpito con uno spettacolo Pop Economics Live Show eh, che ho visto dal vivo qualche anno fa e ho subito pensato devo portarli a scuola. Comunque sul lavoro teatrale di Alberto Pagliarino e di eh, Fabrizio Stasia è ineccepibile, ve lo assicuro che sono veramente, l'avete anche potuto notare, attori bravissimi e ehm, fanno parte del collettivo di Pop Economics. Nadia Lambiase, che avremo qui tra poco. È un'esperta di economia e fondatrice di Mercato Circolare. E Paolo Piacenza, suo marito, è un giornalista e presidente dell'associazione Pop Economics dal 2020. Entrambi sono co i co-ideatori dei tre spettacoli che ehm, la compagnia ha portato avanti. E vorrei presentare eh, Paolo Piacenza, il presidente, con cui prima ho fatto una ehm, interessantissima chiacchierata. Vorrei che provaste a a fare delle domande eh, pensando a quello che era il tema della serata e quindi li saluto e li ringrazio. Ecco Paolo Cattoli. Piacenza e Nadia Lambiase. Ecco, vorrei provare a descriverli e dire quello che fanno. Ecco, non sono attori. Eh, Paolo Piacenza è giornalista, insegna il Master in Giornalismo dell'Università di Torino e si occupa di nuovi media, audiofonia, divulgazione economica. Nadia Lambiase. Eh, salve Nadia, eh, prima ho fatto una chiacchierata con suo marito, però non c'era lei, lo conosco adesso. Past president dell'associazione Pop Economics, socia fondatrice e coautrice degli spettacoli ed è esperta in economia, specializzata in economia circolare, economia civile e finanza etica, che erano un po' le domande che mi ero prefissata di, di, di porle, perché sinceramente come insegnante di scienze e di economia so ben poco e avevo messo tutto insieme, l'economia circolare, l'economia civile, tutto come se fosse un gran calderone. Dopo dieci anni in Banca Popolare Etica, ha fondato nel 2018, Nadia, la start-up innovativa a vocazione sociale Mercato Circolare, che ha lanciato la prima app in Italia sull'economia circolare e mette in connessione i protagonisti del paradigma economico, aziende, istituzioni, cittadini, che sono al centro della transizione ecologica europea e mondiale. Ecco, l'app di mercato circolare era un qualche cosa che mi incuriosiva e che volevo chiedere informazioni, è disponibile gratuitamente negli store Apple e dell'Android ed è un'applicazione che censisce più di 400 attività che propongono o promuovono beni e servizi a impatto minimo eh, o zero. Permette all'utente di scoprire dove acquistare il prodotto o servizio che gli serve, ma anche a navigare tra le imprese più circolari d'Italia e non solo. Nel 2018 nasce la startup Mercato Circolare SRL Società Benefit, di cui volevo chiedere a Nadia eh, così qualche informazione, perché sono argomenti che eh, ci toccano molto da vicino, adesso in questo periodo in cui si parla così tanto di eh, transizione ecologica. Ecco, il fatto di provare a fare qualche cosa per l'ambiente e far conoscere le persone con modalità diverse teatro e anche altro perché ci so che ci sono altri progetti in, in in avvio abbiamo il piacere di avere qui due persone speciali eh, nadia e paolo ben arrivati grazie grazie buonasera a tutti e a tutte grazie per l'invito conterei un attimo l'evoluzione e la nascita di Mercato Circolare, che di fatto è proprio figlia di questo lavoro che avete visto in questo spettacolo teatrale, Blue Revolution: L'economia ai tempi dell'usegetta, appunto con Paolo, Alberto. Io anche sono una delle autrici. E abbiamo curato tutta la parte di ricerca anche di possibili storie da mettere all'interno dello spettacolo, delle tantissime storie italiane che avevamo trovato. Alla fine abbiamo scelto di concentrarci su una storia, l'ultima che avete sentito, quella del giovane Tom Zacchi: Appunto, quello che avete sentito nel 2011, quindi eh, ormai dieci, dieci anni fa, eh, di concentrarci su una storia americana. Eh, e ci siamo detti: eh, ma cosa, ci fa, cosa ne possiamo fare di tutte queste altre storie di imprenditori e imprenditrici italiane che abbiamo eh, così scoperto? E l'idea allora è stata di. Creare un'app, quindi uno strumento digitale eh, da proporre al pubblico, una volta usciti dalla, così, dallo spettacolo, dall'aver incontrato queste storie, poter far conoscere i Tom Zaki italiani perché ce ne sono eh, di diversi. Allora è nata l'idea di fare un'app che possa censire tutte le realtà in Italia che eh, si occupano e operano secondo eh, i principi dell'economia circolare. E a questo punto viene da chiedersi: ma che cos'è eh, l'economia circolare? È stato detto prima, appunto, che è stato messo insieme la scienza e l'economia in un unico calderone. E in realtà, è, è cosa buona e giusta, perché l'economia circolare invita all'interdisciplinarietà. L'economia circolare è un concetto ombrello. Innanzitutto, bisogna anche dire che non esiste una definizione unica di economia circolare. Addirittura in letteratura ce ne sono più di 114, quindi questo è bene dirlo, diffidare da chi dice l'economia circolare è questo. Tuttavia, possiamo eh, così individuare dei principi eh, base. Innanzitutto, il primo principio è quello che eh, dice: invita a generare valore dallo scarto. Tutto ciò che fino a ieri noi consideravamo scarto, rifiuto, vederlo con occhi diversi e riconoscere il valore che è ancora presente in quella materia per poterla rimettere in circolo. E questo però, prima di essere eh, un'attenzione tecnica, eh, a noi piace vederla come un'attenzione eh, quasi filosofica, culturale. E ci poniamo due domande. Che cosa significa generare rifiuti, scarti nella nostra società, soprattutto occidentale, a volte sono anche scarti umani? E che cosa significa invece generare valore? Di che valore stiamo parlando? Valore solo economico, valore ambientale, valore sociale, valore estetico, culturale, valore intergenerazionale. E quindi come tenere insieme questa complessità? Eh, faccio una parentesi solo per dire che eh, attualmente sono anche dottoranda di ricerca innovation for the circular economy, un dottorato eh, interdisciplinare che tiene insieme la dimensione economica, chimica e di sociologia. E la tesi che sto portando avanti è proprio sul valore. Quindi dicevamo generare valore dallo scarto e concretamente cosa vuol dire? Siamo abituati tutti e forse tendiamo la maggior parte a ridurre l'economia circolare al riciclo, che è giusto ma arriva alla fine quando ho in mano già il problema, cioè il rifiuto. Oppure tecniche di upcycling, cioè di ritrasformare la materia che ho in mano per usi diversi da quella per cui è, è nata. Un secondo principio invece è quello di dire allunghiamo la vita dei prodotti, evitiamo che arrivino allo stadio di rifiuto e proviamo a immaginare tutte quelle strategie che puntano alla riparazione, per esempio, oppure alla rigenerazione, che è un nuovo termine tecnico soprattutto per le apparecchiature elettriche e ele elettrodomestiche, eh, o il mondo dell'usato. Eh, o ancora il baratto, quindi cose non nuove, non così innovative. L'economia circolare è anche questo, tanta sapienza, tanta pratica e tante competenze che da sempre, eh, diciamo, su cui l'uomo eh, si affida, è inventato e, e dispone, quindi allungare la vita di un prodotto. Altro elemento importante è il refill, disegnare perché un imballaggio, per esempio, possa essere usato di nuovo e di nuovo e non diventi un rifiuto immediatamente. Terzo elemento è quale input produttivo scelgo quando costruisco un bene. Allora l'economia circolare invita a prediligere materiale biobased, in inglese, cioè ma naturale e rinnovabile, eh, oppure materia prima secolo, seconda, quindi prediligere i flussi del riciclo, plastica riciclata, carta riciclata, alluminio, vetro, eh, questo per ridurre eh, l'impronta eh, ecologica nel prelevare risorse vergini. Quarto principio, anche questo a noi piace considerarlo quasi culturale, ma perché implica un cambio proprio dal punto di vista sia della fruizione che della produzione dei prodotti, è il prediligere l'uso al possesso. Giusto per dare un, un dato, si stima che un trapano nella vita casalinga eh, di, eh, di una vita casalinga di una appunto in 20 anni un trapano venga usato solo eh, 15 minuti, allora è, è necessario che tutti possediamo il trapano di ultima generazione o essere messi nella possibilità di poterlo usare? Da qui tutte le tecnologie o forme che aiutano a fare condivisione o affittare i beni piuttosto che a eh, possederli. Ecco, quindi vedete che è molto complesso, con una app volevamo raccontare tutte le realtà in Italia che operano secondo questi principi qua. Invitare eh, gli spettatori a scrivere in chat, l'avevo detto prima, ma non si è sentito purtroppo. Eh, a scrivere in chat eventuali domande, curiosità, sia sullo spettacolo che sull'economia circolare in generale, oppure sulla la, la domanda che. Eh, così eh, ponevo io, era la differenza con eh, l'economia civile, cioè la differenza tra economia circolare e economia civile, che prima discutendo con Paolo, <ride> prima dello spettacolo. E mi aveva dato così un'idea e penso che sarebbe una cosa importante poterlo anche condividere con gli spettatori perché appunto cerchiamo eh, così di avere informazioni però sull'economia è un po più complesso e tendiamo a mettere appunto tutto nello stesso calderone cos'è l'economia civile rispetto all'economia circolare eh, allora possiamo dire che l'economia civile eh, innanzitutto uno sguardo culturale, cioè si eh, pone al centro una nuova narrazione economica per cui dice l'uomo non è vero che solo è un essere egoista e razionale, l'uomo è molto più complesso, l'uomo è un essere relazionale, quindi quello che mette in piedi l'impresa eh, non è vero che l'unico fine dell'impresa è massimizzare il profitto, come noi leggiamo nei libri di testo ancora presenti in commercio e all'università si, eh, si studiano queste cose. Ma il fine ultimo di un'impresa è creare benessere condiviso per la società attraverso anche il fare profitto e una condizione sine qua non per poter essere impresa. Quindi l'economia civile ripone, eh, ridefinisce i termini economici eh, entro cui poter operare a questo punto un modello di produzione e consumo che chiamiamo circolare. Quindi all'interno di questa eh, nuova narrazione culturale, dove i valori sono diversi, perché c'è la relazione, la base, c'è il bene comune, alla base, c'è la felicità pubblica e non il profitto, la massimizzazione del profitto, l'individualizzazione o l'individualismo, eh, possiamo creare un modello di produzione e consumo che punta a preservare nel tempo la materia e l'energia, di, con diverse strategie. Quindi l'economia circolare... Ha più poi un approccio tecnico eh, volto a appunto preservare il valore nel tempo. Dico ancora una cosa interessante: c'è chi, per esempio, eh, tende l'economia circolare come strategia per crescere ancora più. Quindi, non viene messa in discussione comunque la crescita e, e tingersi un po' di green, senza la dimensione sociale, quindi di equità sociale. Alcuni studi alcune definizioni invece dicono no, essere totalmente circolari non è, devo per forza contenere anche la dimensione di equità e di giustizia sociale. Questo per dire che non, eh, no, ripeto, non c'è una definizione unica sicuramente di economia circolare, di economia eh, civile, sì appunto è questa nuova narrazione. E, e c'è chi ad oggi si appropria anche del termine o... Oh, tende a diventare di moda come lo sta diventando l'economia circolare eh, per eh, poter comunque affermare in realtà lo stesso modello eh, economico che in qualche modo l'economia civile cerca di contrastare e ripeto il fatto che la massimizzazione ultima dell'impresa eh, sia Mazzizzare il, il massimizzare il profitto e la crescita per la crescita. Sì, io aggiungerei solo una, una cosina se posso, cioè relativa al fatto che eh, insomma, la, la, la sfida è un po' quella di concentrarsi sul bene comune, no? se vogliamo parlare in termini classici. Eh, Antonio Genovesi, appunto, parlava di virtù, che è, è un'espressione dal sapore latino, no? eh, ma che sottende appunto il concetto di bene comune. Che invece Appartiene alla tradizione, alla filosofia, eh, diciamo così, del, del Medioevo, eh, insomma, è un concetto sviluppato eh, da, da, da Tommaso d'Aquino, eh, eh, che, che resiste fino all'epoca di, di, di Genovese e che lui traduce in termini di virtù. L'aspetto che mi pare importante è che eh, se vogliamo essere molto concreti, quello di cui parliamo oggi molto spesso, che sentiamo rievocare, eh, la sfida dell'Agenda 2030 e degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU eh, che eh, come dire, si riferiscono a una sostenibilità che è anche non solo eh, questo... eh, eh, come dire, ambientale ma anche sociale e di governance. Cosa vuol dire una sostenibilità ambientale sociale di governance? Vuol dire una, una, un, una crescita, uno sviluppo o comunque un'evoluzione un, un della eh, della vita umana, della vita collettiva umana, nella direzione, sì, di una sostenibilità eh, verso l'ambiente, ma anche di una sostenibilità in termini di diritti, di tutele, di uguaglianza e di partecipazione democratica, eh, sia. Alle, come dire, alle, alla vita politica che alla vita economica. Eh, una questione chiave, per esempio, nella prospettiva dell'Agenda 2030, è quella eh, della partecipazione alla vita delle imprese, no? eh, eh, da parte de per esempio, dei lavoratori. Allora, tutte queste cose no, stanno molto nella logica dell'economia civile. L'economia circolare è uno strumento, non può essere un ideale, è invece uno straordinario strumento un ottimo strumento perché ha per la prima volta la capacità di dire la questione cruciale è toglierci di torno eh, la logica dello scarto no? uscire dalla logica dello scarto uscire dalla logica che lo scarto sia, sia tollerabile non, il nostro sistema noi tutti non lo tolleriamo più e se posso eh, dare un'immagine che non è mia, è l'immagine della ciambella eh, c'è un economista appunto inglese Kate Raworth che ha scritto l'economia della ciambella nel 2017, riprendendo in realtà pensieri anche di altri, le lo dice: Ma è molto chiaro: c'è cioè il, diciamo, il cerchio esterno della ciambella rappresentano i limiti fisici naturali del nostro pianeta, e ce ne sono nove. Questo sono uno studio del 2009 che hanno individuato i nuovi, fisi, i nuovi limiti eh, fisici e quattro li abbiamo già superati. Eh, abbiamo già eh, diciamo, bucato eh, in negativo. Questi limiti. Il cerchio interno della ciambella sono i diritti fondamentali dell'umanità sotto i quali non si può andare. Quindi, se invece buchi al di sotto questo lato inferiore, quindi il cerchio interno della ciambella, sei in uno spazio non equo, se invece sei oltre, sei in uno spazio non più possibile fisicamente. Allora l'umanità nel suo complesso sta in uno spazio sicuro che è eh, diciamo la ciambella. Eh, la ciambella. E quindi la crescita, lo sviluppo è possibile in maniera armoniosa e collettiva all'interno di questo safe space, spazio sicuro. E penso che sia un'immagine molto chiara, immediata da capire, che anche chiunque può capire. E la questione del limite è fondamentale: ci sono dei limiti da rispettare. Ecco, eh, eh, volevo chiedere quanto. Eh, a livello delle varie nazioni viene recepito come estremamente importante nel riciclo e invece quanto è lasciato alle associazioni, alle persone, nel senso ci sono degli obblighi adesso nel riciclo che, non so, io sto pensando all'Italia. In cui le persone devono per forza, industrie, eccetera, essere assoggettate, cioè non possono, non so, usare imballaggi di un certo tipo. No. Cioè, ci sono delle nuove normative o è tutto ancora in divenire? E questo che vorrei capire. Se è già stato recepito a livello nazionale il discorso del riciclo, perché i rifiuti, insomma, tutti li vedono quanti sono e che sono un grosso problema. Allora, la, 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 Va detto che a livello, come dire, ragioniamo prima di tutto in termini sistemici, cioè di, di grandi insiemi di paesi. Eh, L'Europa è in questo momento assolutamente il soggetto più avanti da questo punto di vista. Eh, non soltanto non tanto in termini di risultati, d'altronde abbiamo anche più responsabilità più gravi, abbiamo, come dire, eh, fatto partire da qua il, eh, lo sviluppo e quindi, come dire, abbiamo anche... Pagato il prezzo dello sviluppo notevolmente. Eh, ma il Green New Deal del dicembre 2019, di cui forse non ci siamo accorti, perché era proprio come dire, un mese prima della pandemia, quindi, insomma, lo due mesi prima dello scopo della pandemia, insomma, a, a, a livello europeo. E quindi siamo un po' persi questo, questo passaggio che invece è stato cruciale, che ha, come dire,. Eh, indirizzato poi eh, notevolmente, noi lo, lo ritroviamo questo Green New Deal eh, come dire, che ha entusiasmato tantissimo gli economisti americani ehm, eh, nel, eh, nelle linee del piano nazionale di ripresa e resilienza, o meglio, del, eh, nelle linee richieste ai vari piani nazionali di richiesa, ripresa e resilienza dal progetto Next Generation EU. Eh, questo è il contesto generale della politica europea che si muove molto in questa direzione. Su questo si aggiunge anche, come dire, un, sempre un indirizzo europeo eh, di evoluzione della lettura, dell'interpretazione, una crescita nella lettura e dell interpretazione dell'economia circolare per cui, come dire, siamo passati eh, come dire, da due passaggi, grosso modo, a livello europeo, sull'economia circolare, e anche lì stiamo muovendoci abbastanza bene. L'Italia non è messa male, ma non è messa male, dopodiché però siamo agli inizi, ecco, questo, questo mi pare importante. Eh, Nadia, forse volevi aggiungere qualcosa? Eh sì, assolutamente, diciamo l'Europa eh, condiziona eh, a livello normativo e ci sono il, il pacchetto dell'economia circolare, quindi la direttiva sull'economia circolare uscita nel 2018 ed è stata eh, in questi... Eh, anni e giorni e viene recepita dagli stati membri perché c'è sempre due anni di tempo da quando la commissione, diciamo, emana una direttiva quando gli stati membri devono recepire. Lì ci sono obiettivi stringenti, per cui per le varie filiere del riciclo, e il riciclo è uno dei pezzi. La cosa importante da dire è innanzitutto aumentare la raccolta differenziata e ogni filiera: la carta, la plastica, il vetro hanno differenti obiettivi. E gli obiettivi ci sono e vanno raggiunti, ciascuno stato membro. Eh, ma non solo la raccolta differenziata che siamo eh, appunto a valle quando il problema è già nato, la direttiva eh, punta anche sull'eco design il, o design sistemico. Si stima che l'80% dell'impatto di un bene o di un servizio nasce nella progettazione, quindi se io progetto bene avrò un impatto positivo, se progetto male ho un impatto negativo. Se io progetto perché il bene possa essere facilmente riparato, possa essere smontato e facilmente riciclato, allora è chiaro che il mio impatto a valle sarà minore. E allora investire nella fase di progettazione e questa è la normativa europea che lo prevede e noi ci dovremmo adeguare da adesso in avanti. È una buona notizia. Eh, ci sono delle domande. Allora, Marco Zordan chiede, eh, può esistere un'economia totalmente circolare o è un'utopia? Eh, eh, rispondo secca, è un'utopia, per cui è giusto che ci debba essere una tendere. Eh, noi diciamo eh, rifugiamo un po' anche degli slogan, plastic free, eh, impatto zero. Ma per un semplice motivo, per la, sem la seconda legge della termodinamica, l'entropia, nel senso c'è sempre una parte nell'universo di energia che lo stesso mondo non riutilizza ed energia non più... Eh, appunto, utilizzabile, va sprecata. Questo vuol dire che il nostro pianeta è finito, prima o poi finirà, non nell'immediato, nel tempo lungo, ma c'è il discorso dei limiti. Detto ciò, il nostro pianeta è sostenibile nel tempo, ha un tasso di rigenerazione. Se noi ci adeguiamo a questo tasso di rigenerazione, avremo un una lunga vita che ci è data. Se noi superiamo il concetto di overshoot day, cioè della, quando superiamo la capacità di carico annuale, eh, dell'utilizzo dell delle risorse rinnovabili forse magari va spiegato cos'è lo virtual day lo virtual day lo sentite, ne sentite parlare ogni tanto eh, dai media è quel momento dell'anno che l'anno scorso proprio perché c'è stata la pandemia è arrivato un po' più tardi perché abbiamo come dire tagliato meno alberi, bruciato meno petrolio, eh, insomma siamo stati tutti un pochino più meno impattanti sul piano ambientale è arrivato un po' più tardi, è arrivato mi pare a sì, eh, fine agosto, mentre di solito eh, negli ultimi anni era luglio quindi abbiamo recuperato un mese però l'Overshoot Day ci dice che quel, quel giorno lì abbiamo finito di consumare quello che è sostenibile per quell'anno dal punto di vista dell'equilibrio del pianeta e noi abbiamo già accumulato negli anni un notevole numero di come dire, anni di eccessi? No? Quindi abbiamo parecchio da recuperare. Quindi, giusto? Cosa significa? Che stiamo consumando come se avessimo un pianeta e mezzo a disposizione e nel 2050 consumeremo, eh, se continuiamo nello stesso trend di crescita, come se ne avessimo tre. Quindi questo è impossibile. Quindi siamo adesso insostenibili. Il, il, il crescita circolare, cioè economia circolare. Eh, pienamente non è possibile nel senso che non è possibile vivere all'infinito prima o poi tutti quanti moriamo anche il nostro pianeta morirà e, e quindi è ma nel lungo tempo è importante allunghiamo, il tempo, allunghiamo diciamo. il tempo ma è importante esserne consapevoli di fidare da chi usa parole un po' troppo facili se servono per fare l'impatto però poi vanno spiegate e dette bene c'è un'altra domanda interessante. Alex chiede, essendo l'economia circolare un'economia intrinsecamente anticapitalistica, è contemplata l'eliminazione del denaro in un'eventuale economia totalmente circolare? Abbiamo no, già detto che non sarà mai totalmente circolare, quindi fin purtroppo. qui siamo già arrivati no, no, purtroppo, per fortuna non è anticapitalistica in sé no, allora appunto purtroppo proprio, a, a Alex ha corso un po' troppo avanti, di, eh, dicevamo: ci sono 114 definizioni di economia circolare. La maggior parte di queste non mette in discussione la crescita, la crescita. Eh, eh, e nel eh, capitalismo cioè eh, eh, nella crescita nel capitalismo quindi la crescita e sarà sempre possibile solo un po' più green molti pochi sono le definizioni o molto più green. Aspetta, sì. e molte poche sono le definizioni che invece contemplano come diciamo prima la dimensione anche di equità sociale e diciamo trasgenerazionale quindi del concetto classico di sviluppo sostenibile sono poche le definizioni che connettono economia circolare a sviluppo sostenibile. La maggior parte ha una crescita però green. Allora è chiaro che la sta seriamente mettendo in discussione il capitalismo. Giusto per raccontarvi la mia tesi di dottorato, la domanda di ricerca è: ma l'economia circolare è in grado di mettere in piedi una nuova metrica del valore? E quindi farò una critica del prezzo di beni circolari, perché poi è quello che noi, la signora Pina e ciascuno di noi al supermercato o al mercato riscontra. L'insalata biologica mi costa di più dell'insalata normale eh, fatta in maniera intensiva. La plastica riciclata mi costa di più. Perché? Dove sta il problema? E, e allora eh, il problema è che ci sono dei... dei Costi non catturati nei beni standard, mentre un'economia sostenibile vuole dare valore e peso a tutte le componenti e quindi valorizzando, il prezzo aumenta. Il benchmark, cioè il confronto con dei beni standard che non internalizzano dei costi che si riversano sulla collettività, è, è un problema. Quindi mi spunto, è sbagliato affermare che l'economia circolare è intrinsecamente contro il capitalismo. No, anzi, anzi diciamo che è uno strumento. Ripeto, è uno strumento, può essere usato, allora, diciamo che è uno strumento comunque positivo. Se fosse il peggior capitalista a usarla, ne avremmo tutti un giovamento relativo. Eh, però può essere usato molto bene o molto male. Cioè eh, può essere usato scaricando diciamo, i costi, mh, per esempio, di una conversione eh, su come dire, tutti, no? Eh, e quindi, come dire, in termini di perdere i posti di lavoro, eccetera, eccetera, oppure può essere utilizzato bene. Il concetto di design sistemico di cui parlava Nadia prima, e il concetto, anche uno strumento tecnico che è eh, l'asset management, no? No, l'asset management, la, life, cycle life cycle assessment, assessment eh, che è appunto uno strumento di calcolo che, come dire, va a cogliere proprio quegli elementi di intrinseci eh, di dispersione di cui parlava Nadia prima, abbinato a, come dire, a una serie di attenzioni sociali, quindi al fare in modo che eh, la logica circolare sia il primo passo, ma poi ci siano anche come dire, tutta una serie di attenzioni ulteriori. Questo può essere un buon mix. Faccio un esempio molto pratico: eh, la bioplastica. Adesso la plastica è diventata un mostro, la bioplastica invece si arriva da fonti. Eh, naturali e rinnovabili no, è, è proprio così è proprio circolare, è proprio sostenibile se noi convertiamo adesso i campi a, appunto a mais o a produzioni eh, di biomassa da cui io faccio la plastica e sottraggo quella terra al cibo, mi sto comportando in maniera socialmente responsabile? Se io la terra la uso per fare pannelli fotovoltaici che quindi energia rinnovabile e sottraggo quel l'end of use eh, uso faccio un uso alternativo della terra che primariamente è fatta per fare il cibo. Sono circolare. Eh, la, una impresa che decide di fare scarpe a partire da materiale riciclato ma non rispetta i, diretti, i diritti minimi dei lavoratori. È circolare? Tecnicamente sì, utilizza degli input circolari. È sostenibile? Forse no. E quindi giusto per dare le... non eh, riduciamo solo perché sento circolare allora è buono, allora è sostenibile. Bisogna sempre dirsi che cosa intendiamo per circolare e per sostenibilità. L'ultima domanda è, è l'economia del dono, è l'economia dei popoli che praticano la condivisione delle risorse, gratuitamente, ciclicamente. Possono rientrare in almeno una delle definizioni di economia circolare? Assolutamente sì. Allora, il dono appunto vuol dire... Eh, eh, donare, appunto donare lo scambio è ancora un'altra cosa, ma il, significa estendere la vita di un bene, o comunque lo, non è più mio, lo cedo a qualcun altro, e eh, quel bene è del dono recuperato, del regalo riciclato oppure no, esatto, adesso eh? va di moda a Natale eh? subito dopo Natale. Il vintage è molto molto circolare. Eh? Comunque, sicuramente il dono si è donato ancora di più. Esatto. E anche la condivisione, dicevamo nel quarto principio, prediligere l'uso al possesso, quindi anche dinamiche collaborative e di condivisione eh, di beni vanno nell'ottica della circolarità, proprio perché fanno in modo che. Un bene può essere usato da più persone non ne devo produrre tanti, quindi secondo la logica della circolarità riduco eh, l'utilizzo di materie ed energia necessarie per produrre quei beni, questo da un punto di vista molto tecnico, in più c'è una dimensione di circolarità relazionale, umana che a noi piace tenere conto, fa parte del nostro concetto di circolarità più olistico e sostanziale che non è meramente tecnico. E io aggiungo solo un, 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 una cosina perché, come dire, poi bisogna essere anche concreti, no, nella, eh, per esempio, una cosa che è molto italiana, che può essere molto interessante per l'Italia, la prospettiva italiana dell'economia circolare, è l'importanza. Enorme che potrebbe avere l'artigianato. No? Ecco, noi siamo un paese con una straordinaria vocazione artigiana, con grandissime eccellenze artigiane, eh, ma anche che nota negli ultimi anni che abbiamo visto, meglio, non adesso, ma qualche anno fa, assistevamo alla perdita di alcuni mestieri legati un po' alla riparazione, al recupero. Per esempio, sono pochissimi i riparatori elettrotecnici ormai, no? e un po' di anni fa stavano sparendo i ciabattini, no? i calzolai. I calzolai cominciano a tornare. Così come esatto, cominciano a tornare esatto. i sarti, esatto. Eh, eh, okay, ci aspettiamo ripeto. che a breve, esatto, comincino a tornare anche i riparatori elettrotecnici. Perché, come sapete, una delle questioni più gravi dell'economia lineare, no? Di de quel volto oscuro dell'economia lineare, di cui, mh, come dire, eh, abbiamo parlato, abbiamo sentito nello spettacolo, è la questione dell'obsolescenza programmata, cioè del costruire apposta perché un bene duri poco e quindi l'utente è costretto a buttarlo e cambio non cambio è... il telefonino no? perché è più, è più conveniente cambiarlo che, che ripararlo ecco eh, la prospettiva invece come, come diceva Nadia è quella in cui possiamo avere degli oggetti in cui cambiamo solo delle parti dei telefonini eh, che magari può essere un po' più deludente dal punto di vista del nostro no, entusiasmo infantile per il regalo nuovo però è molto più sostenibile dal punto di vista della nostra vita, no? E forse ci consente anche di concentrarci su altre cose, appunto, no? Come diceva Nadia, sulle relazioni, che forse sono più importanti di comprarsi qualche cosa. E volevo chiudere però ci sono ancora due domande siccome mi sento in, in così in noi siamo qua non noi siamo qua. Porvere, ecco okay. e Anna Rosso chiede che risposte potrebbe dare l'economia circolare all'uso massivo delle mascherine introdotte con la pandemia <ride> questa è una bella domanda nel senso eh, che assolutamente è un po' duro allora, da... da rispondere allora, cosa abbiamo visto durante la pandemia eh, un po' gli ambientalisti i cuori verdi Vedevano il fatto che eh, c'era stata un'evidente riduzione eh, delle emissioni di CO2 nell'aria, proprio statisticamente ci sono dei grafici che fanno vedere come questa concentrazione è drasticamente diminuita, eh, come gli animali, la natura abbia ripreso il suo corso e subito dopo invece siamo stati immersi dalle. Ehm, immagini eh, delle mascherine abbandonate per terra che si sono riversati nei mari e questo eh, di, ritorno massiccio all'usegetta, al tutto incelofanato, al tutto protetto, evitare la contaminazione. Eh, è chiaro che di nuovo non possiamo, la logica non può essere contrappositiva, la salute e l'ambiente, appunto, il sociale, la crescita di uguaglianza sociale e giustizia ambientale, è tutto uno, uno sguardo olistico e sistemico. Eh, è, è chiaro che, appunto, però, una progettazione di strumenti del genere anche con materiali idoni può essere fatta e se non può essere fatta con materiale reciclabile appunto in realtà c'è margine per studiare ci sono diversi studi su plast eh, materiale plastico che può essere riciclato eh, c'è il tema della raccoma lì raccolgo e come li smaltisco eh, e il poter appunto comunque non mettere in eh, An, diciamo in contrasto, in antitesi la dimensione della sicurezza con la protezione ambientale. Purtroppo, però, si è fatto un passo indietro rispetto a una sensibilità acquisita dello sfuso, eh, della possibilità appunto di non avere tutto impacchettato, ha una paura e quindi deve essere tutto protetto. E un uso eh, eh, massiccio, appunto, dell'usegetta e, e quindi della plastica. Ecco, forse da questo punto di vista, qui. Eh, non i catastrofisti, ma i pessimisti ci possono aiutare. Eh, perché se invece adottiamo uno sguardo lungo, no, lo dico in questo senso, nel senso che c'è qualcuno che dice, ah, questa sarà la prima delle tante pandemie. Eh, ovviamente facciamo i debiti scongiuri, ma un po' può anche darsi che sia vero. Eh, il problema è che la prima è sempre la peggiore e quindi poi dopo, eh, come dire, si, si tratta nel caso di, di avere un modo per affrontarle più, più sensato eh, e anche da questo punto di vista si può cominciare a immaginare che in futuro... Eh, gli strumenti di protezione, la, la progettazione delle risposte diventi meno impattante. Vi faccio un esempio in parallelo. Noi oggi affrontiamo un disastro no? ambientale, eh, o meglio sanitario, che come, co è simile a un disastro ambientale. Eh, sappiamo tutti che eh, il costo del riparare un disastro ambientale eh, è enormemente maggiore rispetto a, al, al costo della prevenzione. Quindi eh, a valle di questa esperienza è non dimenticare, ah, adesso ci dimentichiamo tutto. Certo mh, si spera di, come dire, di poterlo fare anche un po', ecco, no? ogni tanto, ma proprio tutto, tutto no, eh, mh, perché, perché se no rischiamo di ripartire da zero, di vivere, come dire, di cancellare un'esperienza, di tornare al mondo di prima, il mondo di prima non è sostenibile, non è sostenibile dal punto di vista sanitario, non è, non è sostenibile neanche dal punto di vista ambientale. E, mh, mi starei ad ascoltare ancora per molto tempo, ma ho deciso che faccio l'ultima domanda. Mi dispiace per gli altri che hanno scritto dopo perché siamo tirati anche con i tempi e volevo ringraziare perché è l'ultima serata di Pensiero in Evoluzione. Questa domanda la fa Marco Zordan ed è, ma la carne sintetica può essere considerata economia circolare? Allora, eh, di nuovo cosa si intende per economia circolare? Il tema dell'impatto. Eh, prima Paolo citava il Life Cycle Assessment. Quando noi eh, decidiamo di, ci poniamo la domanda è meglio, bisogna esserci sempre un confronto tra cosa e quale impatto genera. Quindi la eh, carne sintetica, come la produco eh, e quali impatti eh, genera. Sicuramente partiamo da un dato di fatto. Gli allevamenti intensivi ad oggi eh, sulla Terra, in particolare in alcune parti della Terra, che sono per soddisfare il desiderio di carne del noi umani è insostenibile e sono una delle prime cause del anche, cambiamento climatico per le emissioni di serra e di azoto. Eh, quindi loro... cioè, finché si ammazzava il, di famiglia il, ma il, maiale, ammazzato, cioè, il maiale ammazzato a gennaio o a febbraio andava tutto bene, Insomma, poi dopo invece... Questa ecco... overproduzione è insostenibile. Eh, di nuovo, eh, la carne sintetica, poi è domandarsi sì, perché, cioè, ricerco il gusto della carne, eh, allora provo, piuttosto mi mangio la fetta di carne eh, di meno, ma buona, eh, trovo cibi alternativi, si passa agli insetti adesso, però di nuovo, coltivare quindi intensivamente gli insetti, perché? E sempre domandare il giusto equilibrio forse di quello che... Eh, si vuole andare a, eh, a trovare, e ripeto l'impatto, cioè domandarsi sempre che impatto genera. ci Citavamo prima la bioplastica, la bioplastica non è la soluzione di per sé, perché può generare altrettanto impatto. Eh, la logica è molto uscire: eh, importante è importante molto uscire dalla logica eh, della sì. domanda-risposta, cioè sì, no, eh, problema-soluzione. Il buon senso che dicevamo no. che a 19 anni non c'è. No, no, non, non funziona quella Cosa lì, cioè noi viviamo in un mondo ipercomplesso, dobbiamo adottare una logica ipercomplessa con tantissimi rischi di errori, pazienza, responsabilità rispetto alla complessità degli effetti. Eh, non vuol dire dormire preoccupati, intendiamoci, non vuol dire eh, come dire vivere con, con l'ansia. Significa invece eh, cercare di fare un passo che oggi ci possiamo permettere, perché abbiamo anche degli strumenti che ci consentono di farlo. cioè Gli strumenti di supercalcolo, di gestione dati che abbiamo a disposizione non devono essere utilizzati per eh, dinamiche di controllo sociale o eh, come dire, oppressione economica, no? eh, come dire, ricostruzioni di monopoli economici. Possono essere utilizzati, per esempio, per il calcolo di variabili che, come dire, nell'immediato noi non gestiamo. Ma che invece, in una logica, per esempio, di life cycle assessment, possono essere gestite. Cosa vuol dire passare da una scelta all'altra? Facciamo una, un po' di calcoli e vediamo. Ovviamente, bisogna farlo in modo serio, eh, come dire, con prudenza, senza assumere atteggiamenti ideologici. E grazie mille Paolo Piacenza e grazie mille Nadia Lambiase, e mi dispiace interrompervi ma noi abbiamo i tempi ristretti perché la scuola chiude, certo. dobbiamo rientrare a casa prima che ci chiudano dentro. E spero di sentirvi ancora, magari ci terremo in contatto sì. e spero di vedere lo spettacolo e gli spettacoli futuri anche che farete in una modalità diciamo in presenza. Devo sì. dire che per quanto riguarda il teatro lo preferisco proprio in presenza e presenza con una, magari l'apertura dell'auditorium dell l'anno prossimo, nei prossimi anni ci... Ci potremmo ritrovare, ecco. Vi faccio okay. gli auguri per i vostri progetti futuri, che so che avete degli altri progetti in cantiere, come eh, il Conversation Community che parla di eh, raccogliere mm -hmm. i dubbi della comunità per quanto riguarda, penso, i cambiamenti climatici, eccetera, mm -hmm. che una, so che state una, progettando qualcos'altro. È una piccola piattaforma su cui tutti sono chiamati a esporre i propri dubbi sul cambiamento climatico, che ha questa caratteristica divertente, se volete, e che è una piattaforma tutta in bianco e nero perché ha basso impatto ambientale. Cioè anche la rete è un po', ha un po' un impatto ambientale, quindi abbiamo deciso di farla in bianco e nero perché ha ridotto impatto ambientale. È una rete di crescita felice. <ride> sì. Ok, grazie mille, vi saluto e vi auguro una buona notte. Io vorrei ringraziare le persone che ci hanno accompagnato eh, lungo tutto il percorso di Pensiero in Evoluzione 2021, che è arrivato in fondo. Quindi tutta la nostra riconoscenza a chi ha reso possibile la realizzazione di Pensiero in Evoluzione 2021, all'Istituto De Gasperi di Borgo, dove è nato il progetto, al dirigente Giulio Bertoldi, ad Enrico D'Andrea, autore dei bellissimi... Manifesti che pubblicizzano i nostri eventi e agli altri colleghi che vi hanno aderito entusiasti insieme ai loro studenti ecco, la partecipazione degli studenti per i prossimi anni la vedo veramente una cosa importante una ricchezza, ringrazio quindi Anna Chiara Cestele e la sua mitica seconda liceo scientifico che ha prodotto delle belle riflessioni sulle serata cosmica che c'è stata con eh, Christian Lavarian e, e Tommaso Chidini. e le potete trovare nel sito della scuola ecco, eh, il fatto che gli studenti comincino a produrre qualcosa e facciano parte di pensiero in evoluzione è una cosa che mi mi rende molto, molto fiduciosa nel futuro e molto contenta. Poi ringrazio la Cassa rurale Valsugana Tesino che ci sostiene da tempo, sempre, spero che ci continui a sostenere ad avere fiducia in noi. Un sincero grazie al presidente Arnaldo D'Andrea, al vicepresidente Stefano Modena, al direttore Paolo Gonzo e a Rolando Bellin. Al Comune di Borgo, in particolare a Maria Elena eh, Segnana, assessore all'istruzione e alla cultura, e ad Elena Greter della biblioteca, che è sempre vicina e ci da sempre una mano e poi l'associazione slow cinema iuri micheli e marco fabiani sono qui con me ora e sono davvero una nostra favolosa e professionale regia devo dire che loro sono stati veramente al top e anche i video che vi accompagnerà che vi saluterà è una creazione di iuri che è presidente dell'associazione slow cinema e vi, vi chiedo di aspettare un attimo e di guardarlo perché è un qualche cosa che ci ci, ci fa star bene, fa concludere bene questo nostro ciclo. Poi ringrazio Barbara Gianesini, sempre di Slow Cinema, che si è occupata della pubblicità degli eventi cercando delle notizie, delle informazioni interessanti che potete trovare eh, postate. Aggiungo un ringraziamento speciale ai miei di casa, ciascuno pronto a dare una mano in modi diversi e che sono veramente una ricchezza, quindi le ricchezze ci sono ovunque e siamo contenti. Grazie di averci seguito con entusiasmo in tutto questo nostro percorso, risco di spunti di riflessione, anche di eh, intoppi, come si è visto, ma che sicuramente farà germogliare nuove idee e quindi è stato bello in ogni caso camminare insieme Sonia Magna Bosco, Iuri Micheli e Marco Fabiani vi augurano la buonanotte e vi danno un arrivederci al prossimo ciclo di incontri di Pensiero in evoluzione 2022, tenete d'occhio il sito dell'Istituto De Gasperi e della Cassa Rurale Valsugane Tesino perché magari sentirete parlare di noi tra qualche mese insomma nel prossimo anno scolastico diciamo, con altri eventi ed altri... Eh, viaggi da fare insieme. Buonanotte e arrivederci a tutti.